chiusa nel caso dell'imprenditore scomparso Vitalio Mencu, arrestato per omicidio Gianni Tolomei, agricoltore chioggiotto di 47 anni. Dolore e sconcerto a Spinea per la scomparsa di Stefano Lazzarini, trentenne morto a Moniego mentre andava al lavoro sulla sua amata Ducati. Caso Zaccariotto, dopo le accuse della presidente della provincia alla Lega Salvini, chiama e le dà ragione, per le comunali servono le primarie. Continua la svendita in laguna, dopo Poveglia altre due isole all'asta, per Forte, Crevan e Sant'Antonio si parte da 9 milioni e mezzo. Da 7 anni vive in furgone senza la possibilità di pagare un affitto, disperato minaccia, a Natale mi darò fuoco pubblicamente. Arrestato a Padova Imer Tosca, lo scorso agosto rubò un vaporetto ormeggiato all'arsenale e speronò un motoscafo della polizia. Il futuro dell'Ateneo Veneziano sarà l'insegna dell'innovazione e dell'apertura al territorio per il nuovo rettore Michele Bugliesi. Buonasera e benvenuti con l'informazione di TG Venezia. Apriamo con l'arresto del presunto omicida dell'imprenditore moldavo scomparso un anno e mezzo fa. Il caso si avvicina alla soluzione, anche se dalle indagini mancano ancora alcuni riscontri. Gianni Tolomei, agricoltore chioggiotto 47enne, era pronto per fuggire all'estero quando i poliziotti si sono presentati alla sua porta per arrestarlo con l'accusa di omicidio volontario premeditato, rapina, occultamento di cadavere e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la confessione di un complice, sarebbe lui l'assassino di Vitalio Mencu, l'imprenditore 33enne moldavo scomparso il 7 gennaio 2013. Il piano criminale era quello di fingere la cessione di un'automobile di grossa cilindrata alla vittima, per impossessarsi invece dei 15.000 euro in contanti portati dal compratore tramite una rapina a volto coperto. Ma al momento di mettere in atto il colpo, il chioggiotto avrebbe inspiegabilmente cominciato a sparare in direzione del moldavo. Stante sempre alle dichiarazioni al momento in possesso, risulta che la vittima sia stata attinta da colpi d'arma da fuoco in maniera estemporanea e fredda, senza appunto una reazione ad una rapina. Ai due indagati la squadra mobile di Vicenza era arrivata grazie alle testimonianze di alcuni connazionali della vittima che svolgevano il ruolo di intermediari nell'attività di compravendita di auto tra Italia e Moldavia abitualmente svolta da Omencu. Durante l'interrogatorio uno dei due è crollato, confessando agli agenti l'omicidio compiuto dal complice, indicando il luogo dove insieme avevano sepolto il cadavere. Nel cranio dello scheletro, disseppellito la scorsa settimana dal parco Bosco Nordio di Sant'Anna di Chioggia, un frammento di proiettile che confermerebbe il racconto del reo confesso. Per avere la certezza matematica che si tratti davvero del corpo di Omencu occorre attendere il test del DNA, ma nel frattempo i poliziotti hanno dovuto procedere all'arresto per evitare il rischio di fuga del presunto omicida messo in allarme dalla notizia del ritrovamento. Da quello che risulta agli atti di indagine era plausibile e quasi certo che potesse recarsi in paesi stranieri. Tragico incidente questa mattina a Moniego di Noale. A perdere la vita un giovane centauro trentenne che andando a lavoro si è scontrato contro un'auto che stava uscendo da un parcheggio. Lo scontro è stato così forte che il manubrio della moto si è staccato e la carena anteriore si è accartocciata sotto il cofano dell'auto. L'impatto non ha lasciato scampo al motociclista Stefano Lazzarini, 30 anni di Spinea. Erano le 8:30, il giovane si stava recando come ogni mattina sul posto di lavoro a Trebaseleghe, nella nota azienda di abbigliamento Moncler, quando all'altezza di via Condotta, a Moniego di Noale, ha impattato contro una Peugeot 208, guidata da un ragazzo dell'83 del posto, che stava uscendo dal parcheggio dell'edicola in direzione Scorzè. L'autista non ha visto la moto ed ha svoltato a sinistra, proprio mentre Lazzarini era in sorpasso. Così il giovane operaio ha finito la sua corsa contro la fiancata della Peugeot. Queste le parole di un residente che ha visto Lazzarini a terra sull'asfalto. Ho visto una macchina fuori e sono venuto fuori e ho visto l'uomo per terra contro un'auto, proprio vicino alla ruota. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, il SUEM 118, carabinieri e polizia locale. Lazzarini è stato trasportato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove però purtroppo è morto dopo due ore. Sull'incidente la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo. La vittima mostrava con orgoglio la sua Ducati 999 su Facebook. Una fine drammatica che ha creato sgomento a Spinea, dove il giovane era conosciuto e amatissimo.
anche se il commissario della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, ha strappato la tessera del Carroccio, lamentandosi che nel partito vincono i personalismi, mentre nella meritocrazia o dei risultati non si parla mai, è successo che il segretario federale Matteo Salvini abbia alzato il telefono e l'abbia chiamata, perché nella Lega c'è sempre bisogno di buoni amministratori e quindi è sempre bene incontrarsi e parlare. Salvini assicura che la telefonata è stata una delle tante chiamate di ieri a una serie di persone di spicco del partito, con o senza tessera, per affrontare i nodi politici che dovranno transitare il Carroccio da qui agli appuntamenti di primavera prossima. Centrale il tema delle primarie di coalizione per le prossime comunali a Venezia, su cui Salvini avrebbe dato ragione alla Zaccariotto. E cambiano i vertici dell'Ateneo veneziano. Il neorettore Michele Bugliesi succede da oggi a Carlo Carraro. E ai nostri microfoni ha spiegato su cosa punterà nei prossimi 6 anni al centro l'innovazione. L'università è una struttura che ha i suoi tempi e che deve accompagnare la creatività e la spinta innovativa che viene da dentro, deve certamente rispondere anche alle sollecitazioni che vengono dall'esterno. L'aver fatto e costruito un campus qui è un messaggio molto chiaro della nostra volontà di intervenire nei processi, di metterci a sistema. Entra in carica da oggi come rettore all'Università Ca' Foscari di Venezia, Michele Bugliesi, che succede a Carlo Carraro. Inizia per lui un'avventura nella quale ricerca e didattica saranno protagoniste. La chiave per la crescita, secondo il neo rettore, è rappresentata dall'innovazione. Io quello che intendo per il prossimo rettorato è continuare nei processi innovativi con modalità diverse, più condivise, che quindi accompagnino e diano più retroterra a quell'innovazione, che però non può mancare, perché la società cambia, dobbiamo cambiare anche noi e attrezzarci di conseguenza. Dopo essere stato direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Bugliesi guiderà l'Ateneo per i prossimi 6 anni. L'Università Veneziana è recentemente sbarcata sulla terraferma, inaugurando il campus di Via Torino. Ma l'espansione metropolitana non si fermerà qui. Sbarcare in terraferma ha questo significato, ma sbarchiamo anche a Venezia, ci stiamo aprendo anche lì, apriamo servizi per studenti, cerchiamo di favorire lo scambio, l'ingresso e la residenza. In salità dei docenti e degli studenti, sono tanti modi in cui possiamo entrare in relazione col territorio. Il 7 ottobre è in programma la cerimonia di insediamento del nuovo rettore, che all'Auditorium Margherita presenterà la sua squadra. Una sfida importante che sarà portata a termine grazie al dialogo. Mettere a sistema innovazione scientifica, tecnologica e saperi di sociali, sulle scienze sociali, sulle scienze umanistiche, e da questa commistione nascono i processi di innovazione che adesso in questi anni vengono sollecitati e auspicati da tutti, dal territorio, dagli enti, dalla comunità e dagli enti finanziatori. Due isolette veneziane della Laguna Nord, Sant'Antonio e Crevan, sono in vendita sul mercato internazionale. Ad occuparsene è l'immobiliare Vladi, specializzata in isole private extra lusso dai prezzi folli. La trattativa è privata, ma se dell'isola di Sant'Antonio non si conosce il prezzo, Crevan invece costa 9 milioni e mezzo di euro. Una cifra che stride di fronte ai 700 mila euro con cui è stata ceduta l'isola di Carbonera e ai 513 mila euro dell'offerta del patron di Umana, Luigi Brugnaro, per Poveglia, oltre 7 ettari in rovina che il Demanio ha messo all'asta lo scorso inverno. Crevan, come si legge online, ha una blasonata dimora con 4 camere, 3 bagni, un salone, un alloggio per il guardiano e persino un'imbarcazione da pesca ormeggiata nel porticciolo. Sant'Antonio invece, quasi 3 ettari attaccati a Torcello, ha una guest house, 20 camere nell'edificio principale, elettricità e un telefono, un vigneto, un pontile e in 15 minuti si è al Marco Polo. Ed ora sentiamo altre notizie di cronaca da Venezia e provincia. Scontro a Sant'Elena tra una toppa e un barcone a motore di 24 tonnellate a pochi metri dall'Istituto Navale Morosini. Intorno alle 11 di mattina, per cause ancora al vaglio della Capitaneria di Porto, l'impatto tra i due mezzi ha fatto rovesciare la toppa e cadere in acqua i due uomini dell'equipaggio, un 78enne e un 50enne veneziani che al momento dell'incidente erano fermi e stavano pescando. L'anziano è stato portato in idroambulanza all'ospedale civile, dove è stato curato per l'ipotermia causata dalla temperatura fredda dell'acqua.
Un ventenne italiano residente a Marghera è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nella sua abitazione, oltre mezzo chilo di marijuana e tutto il necessario per confezionare le dosi da vendere in strada. In garage anche alcune foglie di cannabis essiccate, custodite in involucri plastificati e ancora da trattare. A mettere i militari sulla pista giusta le numerose segnalazioni di cittadini che riferivano di un nuovo pusher nella città giardino, rapidamente diventato punto di riferimento per i giovanissimi. Arrestato per recettazione e rinchiuso nella stazione dei carabinieri di Milano, in attesa del trasferimento al carcere di Santa Maria Maggiore, un ladruncolo russo era riuscito in qualche modo a sfuggire ai suoi carcerieri evitando la prigione. Ma la fuga non è durata nemmeno 48 ore. I militari l'hanno ricatturato mercoledì sera e assicurato definitivamente alla giustizia. Oltre che di recettazione, ora dovrà rispondere anche del reato di evasione. È finito in carcere Imer Tosca, il kosovaro protagonista lo scorso agosto di due gravi episodi di cronaca. Il primo, lo ricorderete, è il furto di un vaporetto ormeggiato all'Arsenale, ha seminato il panico al Lido di Venezia, speronando anche un motoscafo della polizia. Pochi giorni dopo, invece, a Padova aveva creato scompiglio nel chiostro della Basilica del Sando, litigando ferocemente con due stranieri e aggredendo i poliziotti intervenuti per calmarlo. E nel prossimo servizio vi raccontiamo la storia di Walter, che ormai da anni è costretto a dormire nel proprio furgone. Ed ora, davanti al comune di Mestre, chiede risposte all'amministrazione prima di commettere il gesto estremo. Lui è Walter e dal 2008 ha residenza qui, in via Palazzo 1, sede del municipio di Mestre, senza fissa dimora ed è costretto a vivere per le strade e dormire nella propria auto. Fino adesso ho sempre sopportato tutto perché non ho voluto mai più di tanto fare umiliarmi, ho cercato di tirare avanti questa situazione, però adesso non ce la faccio più. Perché è arrivato un punto che proprio non ce la faccio più. Questo è il sesto inverno praticamente che devo dormire in autocarro e mi sono già ammalato due volte. Poche parole in questi due cartelloni appesi al comune di Mestre che chiedono dignità per un cittadino che vuole un posto dove vivere e chiede delle risposte a questa amministrazione fantasma. Io non voglio essere razzista, ma come tutti, come ne hanno diritto gli altri che vanno a dormire sugli alberghi, che vanno a dormire sulle case comunali, perché anche noi che siamo residenti non possiamo avere una camera, un cucinino, perché no? Addirittura pagandolo, magari non dico tanto, ma qualcosa al mese lo si dà. Col suo lavoro, Walter riesce a racimolare solo poche centinaia di euro al mese. Perché io raccolgo ferro vecchio, perché come voi sapete, siete già venuti più di una volta, io raccolgo ferro vecchio, non dico, ma magari una stanza posso pagarmela. Però il fattore è che non trovo una stanza, non trovo niente. Un Natale amaro per lui, che disperato aveva solamente pensato all'estremo gesto, una denuncia a sacrificio della sua vita, dandosi fuoco nella propria auto. Io, il 25 di dicembre del 2013, io stavo facendo un gesto, io dico solo una cosa, che il 25 di dicembre del 2014, io quel gesto lo farò. Perché se non trovo, non avrò un risultato, non avrò niente, ma non perché voglio minacciare le persone o per cosa. Se io non avrò un risultato, io farò questo gesto. Questa settimana il vostro aiuto è andato a Vincenzo, un giovane padre di due bimbe che ha lasciato il suo lavoro tradito dalla promessa, poi mai mantenuta, di poter avere un lavoro migliore. Con tanto di due contratti firmati, oggi Vincenzo è ancora disoccupato. Ciao amici vicini e lontani, oggi siamo a Treviso e stiamo incontrando Vincenzo. Quanti anni hanno i tuoi bimbi? 3 anni il piccolino, 6 anni la più grande. Cosa vuol dire Vincenzo trovarsi senza lavoro, senza più niente? Vuol dire per me una sofferenza perché non riesco a mantenerli, non riesco a comprare vestiti, pagare la scuola al più piccolo. Chiedo se qualcuno può aiutarmi in un posto di lavoro, un qualcosa da farmi fare durante la giornata per guadagnare qualcosa. So fare tutto, mi adeguo a qualsiasi cosa. Mio figlio doveva partire per un lavoro che doveva migliorare la situazione sua e anche dare una mano in casa alla mamma. E invece è andato tutto a rotoli, è finita anche la famiglia. Adesso è venuto a casa, noi gli abbiamo dato una piccola cameretta dove può ricevere anche i bambini che sono qua con noi,
quando che è possibile averli? E crollato tutto, io avevo sistemato un figlio e me lo ritrovo a casa a 34 anni, musone, le lacrime agli occhi, un continuo io mi ammazzo, io mi butto di qua, io mi faccio di là, io gli do coraggio. E i bambini che ogni tanto ti dicono nonna fai questo, e mi stringe il cuore, perché anche semplicemente un panino con la Nutella, quando non ci sono quelle 2 euro, è difficile dire a un bambino amore non ce n'è. Noi consegniamo, cari telespettatori, il vostro assegno anche questa settimana. Io volevo ringraziare Rete Veneta e soprattutto anche la Mirella per il grande aiuto ricevuto da lei e da tutti gli spettatori che mi hanno aiutato in questo momento. E niente, spero di poter un giorno aiutare io le persone bisognose, perché in passato l'ho fatto e quando avrò la possibilità lo rifarò. Vi ricordo il TG Linea Aperta di questa settimana dal titolo Nozze Clooney, jet set hollywoodiano o ricchezza per la città. Potete dirci la vostra inviando un sms al numero 340-321-8770 oppure un'email a venezia@reteveneta.it. E tornano i veneti schiacciati dalla crisi stasera come ogni giovedì alle 21.05. Banco Alimentare è il nostro fondo, ma questa sera Zoom anche su altre associazioni di volontariato, sui donatori di sangue e di organi. In studio con il direttore Luigi Bacialli anche i politici Leonardo Muraro e Lucio Tiozzo. Come al solito aspettiamo i vostri sms. E per questa edizione è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buona serata.